A queste chiusure, questo cambiamento di linea, l'Italia in zona rossa tutta quanta, secondo lei è giusto? C'è una situazione dei numeri che vanno peggio del previsto? No, sono assolutamente d'accordo con quanto diceva il sindaco di Bergamo, cioè noi avevamo adottato un metodo che bisognava continuare a seguire, perché sappiamo che quando si decide una strategia bisogna dare tempo a questa strategia per avere dei risultati. Nella maggior parte dell'Italia la situazione è migliorata, nel senso che nelle regioni che sono state rosse c'è stato un drastico calo dei contagi, è ovvio che nelle regioni gialle il calo è stato decisamente più lento, o addirittura il caso Veneto, dove invece il calo non c'è stato e c'è stato un aumento dei contagi. Ma perché quello che è chiaro è che le mezze misure non funzionano per abbassare la curva dei contagi. Questa è una cosa che si è vista un po' ovunque. Ricordiamoci che in Germania l'indice dei contagi ha continuato a salire nonostante loro avessero ristoranti, bar chiusi, quindi fossero in una sorta di zona arancione, no, da tempo. Quindi le mezze misure non funzionano, ma questo si sapeva già, ma le misure importanti che sono state sopportate anche dai cittadini, cioè le zone rosse, hanno funzionato e hanno dato dei risultati. Quindi non, da un punto di vista, guardando i numeri, c'era la necessità, secondo me si poteva tranquillamente continuare a gestire la cosa seguendo la strategia che era stata adottata. Credo che ci si cioè sia differenziare le diverse zone, continuare con questa... Sì, continuare così, perché le regioni come la Lombardia, che hanno subito una zona rossa e che quindi hanno già fatto dei sacrifici importanti, in questo momento potevano, appunto, l'avevano fatto, come diceva giustamente il sindaco, con l'idea, no, di poter poi arrivare a un Natale più sereno. Il problema è che ci si è spaventati per due ragioni. Una è una ragione reale, concreta, e cioè gli assembramenti che si sono visti in questi giorni, no? nelle nostre città. E quindi questo ci fa pensare che se la situazione del Natale continua così, noi a gennaio avremo dei numeri altissimi di contagio, e questo è effettivamente un motivo di forte preoccupazione. L'altra, un po' meno logica, è che la Germania ha deciso di chiudere, quindi c'è stata quasi, come dire, un condizionamento, una reazione a questo, però davvero la nostra situazione, quella della Germania, è molto diversa. Però perché, questo forse è il punto più difficile da capire, nel senso, la differenza con la Germania, voglio dire, anche loro si sono trovati in presenza di misure prese tra l'altro prima di noi, hanno cominciato comunque in una forma temperata di lockdown, però hanno cominciato prima di noi, no? Quindi, anzi, c'è tutto il tema del ritardo del governo italiano nel procedere alle chiusure nel mese cruciale settembre-ottobre, ancor più che d'estate. Quindi è un tema sul tavolo di dibattito e di scontro politico e anche di dibattito fra scienziati. Ma se perché noi diciamo la Germania che si è trovata con un aumento, diciamo con numeri che la Merkel ha detto non vanno bene, invece trova, diciamo, lei trova giusto che la Germania proceda in questa direzione e non che lo faccia l'Italia, che pure non ha evidentemente sufficiente. Perché in Germania il numero dei contagi sta salendo. Quindi, ho capito. Esatto, sono in una fase diversa, quindi loro stanno bloccando prima che la curva salga troppo, no? Mentre da noi sta scendendo di fatto. È vero che non scende in misura omogenea in tutto il paese, ma questo dipende dalle misure che sono state adottate nelle diverse regioni, perché è una cosa che sappiamo benissimo, le mezze misure non funzionano molto bene, cioè servono delle misure importanti. Per cui dove abbiamo adottato delle restrizioni importanti nelle zone rosse, nelle zone arancioni, si sono visti i risultati. Dove invece abbiamo adottato delle misure morbide, cioè le zone gialle, non solo morbide, in aggiunta senza effettuare poi i controlli, perché questo è stato anche il problema. Cioè noi abbiamo visto nelle nostre città delle situazioni che non andavano bene, assembramenti davanti ai locali, davanti ai bar, come se nulla fosse, giovani ma neanche meno giovani, senza mascherina, col bicchiere in mano e la sigaretta. Però questo è molto giusto il richiamo al tema dei controlli, che è un problema reale anche di rimbalzo e di, diciamo, di scarsità di risorse, no? Allora, assessore Marcato.